Quando ero a New York, John abitava tra la sesta e la diciottesima. La sesta West e la diciottesima, scusami, la diciottesima West e la sesta. La sesta è proprio la prima a sinistra della Fifth Avenue, nella quinta strada, che divide Manhattan in due, da destra a sinistra, proprio la Fifth Avenue che parte da Washington Square e arriva fino a Central Park, la 54esima. La sesta, quindi, è la prima via sulla sinistra, esattamente si entrava in diciottesima strada, quindi siamo in zona poco sopra il village, e quindi chiese, lui era tutto contento, talmente contento che il giorno dopo ci andiamo avanti, domani ti presento anche Merce Cunningham, noto del redattore. Mi raccontò, gli chiese, mi raccontò un aneddoto bellissimo. Un giorno era nel 48, finita la seconda guerra mondiale, lui e Merce erano stati invitati in Ohio a fare una performance. Forse questi non sapevano che Merce danzava, faceva danza contemporanea, coreografa, ballerina, è stato uno dei più grandi del secolo scorso, e John faceva quello che faceva, cioè musica sperimentale, trattava il pianoforte, metteva i giocattolini, le pinze, gli spilli, i chiodi nel piano, in meno. Famoso pianoforte prepared piano, pianoforte preparato. Insomma, arrivavano là un freddo pazzesco d'inverno, noi si era acceso fuori un focherello per scaldare il corpo, perché doveva danzare. Dopo un quarto d'ora, di questa performance hanno lanciato di tutto sul palco. Hanno lanciato, loro hanno dovuto per scappare, hanno preso proprio il primo Greyhound scappando. Questa valigetta che c'aveva, Merce, un'altra valigetta, proprio sono scappato. Un anno dopo, gli ha scritto un ragazzo che aveva visto quella quei quarto d'ora, 20 minuti performance. Gli scrisse, dice, maestro, da quella sera la mia vita è cambiata. Io rimasi proprio un po', cioè non riuscivo a comprendere perché di questo aneddoto. Lui capì che io non avevo compreso. E mi disse, vedi, nella vita basta far del bene anche a una sola persona. Oh, che bella questa. Oh, grazie Paolo, questa è bella.